Operazione Kim 2011. Guardia di Finanza e Dogana sequestrano nei pressi del porto di Gioia Tauro 560 kg di cocaina purissima. Valore di mercato circa 135 milioni di euro. Non si arresta l'azione di contrasto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica di Palmi alla criminalità organizzata. È stata eseguita un'importante operazione antidroga condotta a livello internazionale dai militari del GICO, sezione Goa, della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del gruppo di Gioia Tauro, unitamente allo SVAD della locale Agenzia delle Dogane, che ha portato all'imponente sequestro di ben 560 kg di cocaina purissima. La sostanza stupefacente giunta a Gioia Tauro a bordo delle navi porta container che quotidianamente approdano allo scalo gioiese è stata occultamente prelevata da tale Trimarchi Vincenzo, dipendente del porto, è trasbordata su un furgone. Successivamente, uscito dagli spazi doganali, il Trimarchi, dopo aver notato la presenza dei militari della Guardia di Finanza appostati in attesa del suo passaggio, tentava invano la fuga, cercando di trovare rifugio nell'area portuale. La droga destinata al mercato italiano, custodita in 9 borsoni, all'interno dei quali sono stati rinvenuti numero 464 panetti di cocaina, avrebbe fruttato al mercato circa 135 milioni di euro. Le complesse indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno dimostrato come il modus operandi attuato dai trafficanti sia quello di sfruttare i canali commerciali della merce normalmente importata sul territorio nazionale. Infatti, tali traffici ben si occultano in carichi di copertura di merce che l'Italia imprenditoriale importa in notevole quantità dal Sud America. L'operazione odierna dimostra ancora una volta come l''ndrangheta possa vantare il primato mondiale nell'organizzazione di ingenti traffici di stupefacenti, potendo contare su rodati meccanismi di infiltrazione sia nei porti di partenza che di destino, in modo da spedire e ritirare direttamente gli illeciti carichi di droga. Le investigazioni a cura delle Fiamme Gialle e della Dogana sono ancora in corso. Il Trimarchi Vincenzo è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Palmi a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente. Cominciare, sì. Scusate la voce, ma piccerezza che si trascina da un po'. Grazie al solito per essere venuti. Oggi presenteranno il collega Prestichino, il collega Creazzo e gli ufficiali della Guardia di Finanza, una importantissima materia, operazioni in materia di traffico di stupefacenti. Permettetemi di dire come ufficio intanto che questo completa il quadro in sole 24 ore. Voi sapete che la DDA ha un programma di azione che si articola, diciamo, in 4 punti principali: ricerca dei latitanti, lotta alle grandi, quelle che abbiamo chiamato le grandi dinastie mafiose, contrasto alla zona grigia, aggressione ai patrimoni, contrasto al traffico di stupefacenti. Mi pare che fra ieri mattina e stamattina abbiamo toccato tutti questi punti, cercando di, come dire, limitare l'area dei favoreggiatori di Pondello, aggredendo società per un valore ieri commerciale e soprattutto procedendo nei confronti di uno di due grossi imprenditori reggini, peraltro uno dei quali mai raggiunto da imputazioni di tipo mafioso perlomeno. Quindi tutti i primi 4 punti che avevo detto. Oggi abbiamo un grossissimo successo realizzato dalla Guardia di Finanza in materia di traffico di stupefacenti. Io aggiungo solo una cosa: già le persone che vedete attorno a questo tavolo sono emblematiche che questo grosso successo è figlio di una filosofia, di una strategia di azione che è della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura di Reggio, ma che è anche della Procura di Palmi e della Procura di Locri, quando ovviamente riguarda l'altro versante della provincia, e che coinvolge tutte le forze di polizia e oggi
la dogana, che ringraziamo di essere presenti, ma ringraziamo soprattutto per la collaborazione. È un modello, cioè, che vuole mettere assieme, che riesce a mettere assieme tutte le varie risorse dello Stato, tutti i vari organismi dello Stato in questa provincia, sia sul versante giudiziario di questo. Quindi ringraziamo della collaborazione preziosa, come sempre, il procuratore di Palmi, sia sul versante forze di polizia. Ieri hanno operato i carabinieri, ma l'indagine patrimoniale, come ho detto ieri, continuerà con la Guardia di Finanza, che già ha operato ieri pomeriggio, dividendosi fra società imprenditoriali, discoteche e sacchi di cocaina. E oggi, insieme alla Guardia di Finanza, abbiamo, ripeto, il contributo preziosissimo dell'Agenzia delle Dogane. Su questo io lascio la parola al collega Prestipino, che ha seguito tutte queste operazioni. Io vorrei partire da un dato, perché poi credo che è importante partire dal dato e dalla lettura complessiva del dato. Allora, io credo che noi dobbiamo mettere insieme, per capire quello che è successo tra ieri sera e questa notte, quello che è accaduto diciamo nel corso del 2011, e prendiamo esempio il 2011 perché diciamo è in quest'arco di mesi che noi abbiamo sviluppato da un lato un metodo investigativo che presuppone una sinergia tra le forze di cui ha accennato il procuratore, e dall'altro un metodo di lavoro come dire, più incisivo, un pochettino diverso. Allora, io credo che dobbiamo partire dal fatto che noi abbiamo effettuato a partire dal 16 marzo 2011, poi verrà distribuito l'elenco, a partire dal 16 marzo 2011 ben 8 operazioni di sequestro, un pochettino diverse tra di loro, dirò perché, che ci hanno consentito di sequestrare, quindi in 6 mesi, 992 kg di cocaina per l'esattezza, per un valore di 240 milioni di euro. Quando avrete di fronte il prospetto di questo elenco, potrete notare che ci sono delle ricorrenze, che ci sono sequestri, diciamo, ripetuti con di uguale quantitativo e sequestri un pochettino superiori. Questo è il dato dal quale noi siamo partiti per sviluppare un'analisi sul come, sul quando, sul chi effettuava, diciamo, queste spedizioni, sulle date di arrivo delle navi, perché questo non è il frutto di un intervento casuale, quello di questa notte, ma è il frutto, diciamo, della messa a punto graduale di un metodo di lavoro, di un sistema investigativo, di una scelta investigativa della quale siamo responsabili, quelli che vedete intorno a questo tavolo, come diceva il procuratore, non soltanto come autorità giudiziaria evidentemente, ma anche come forze di polizia, in particolare Guardia di Finanza che opera sul territorio, ufficio SVAD di Gioia Tauro che del porto che opera sul territorio, Agenzia delle Dogane che sviluppa l'analisi. Questa analisi ci ha consentito di capire una cosa, e cioè che svelare il trucco, e cioè che quando noi abbiamo sequestrato, e vedrete quante volte è accaduto, un quantitativo che, come dire, in assoluto è certamente un quantitativo rilevante, perché quantitativi di 39, 40, 36, 35 kg di cocaina sono un quantitativo, come dire, di tutto rispetto, però è un quantitativo assolutamente minimale rispetto poi a quello che arriva al porto di Gioia Tauro, a quello che viene smistato. Abbiamo capito che l'ingresso del quantitativo importante attraverso il porto di Gioia Tauro avveniva con un meccanismo particolare, che è quello che abbiamo come dire, scoperto dalla parte iniziale alla parte finale nella giornata di ieri, e cioè arriva un quantitativo prima minore di, appunto, come vedrete nella precedente operazioni, di 35-40 kg,
che viene sequestrato e immediatamente dopo, nella stessa giornata, parte un quantitativo di più consistente. Questa volta erano 560 kg. Noi abbiamo studiato tutte le ricorrenze, questo è frutto di analisi e di attività investigativa di analisi sulle ricorrenze precedenti, e ieri, quando abbiamo sequestrato, diciamo, i primi 40 kg, abbiamo, come dire, effettuato quello che di solito fa la 'ndrangheta, questa volta l'abbiamo fatto noi, cioè abbiamo cinturato il porto, abbiamo effettuato un controllo serratissimo sulle uscite, perché come dovevano uscire i 40 kg sarebbe uscita la quantità maggiore, e ieri per la prima volta abbiamo trovato, diciamo, la quantità maggiore, se non, perché altre volte sono stati effettuati sequestri anche superiori a 560 kg, ma diciamo senza il responsabile. Ieri per la prima volta, grazie a questa scelta investigativa, a questo metodo, abbiamo preso i 560 kg con un responsabile, cioè abbiamo arrestato colui il quale aveva l'incarico di portare la quantità vera di sostanza stupefacente di cocaina che doveva essere, come dire, tra virgolette, sdoganata, e la portava dall'interno dell'area portuale all'esterno. Inutile dire che non poteva essere un personaggio qualsiasi, ma come noi avevamo diciamo, sospettato attraverso l'analisi delle ricorrenze e attraverso l'analisi dei movimenti all'interno dell'area portuale, degli spostamenti di come venivano effettuati gli spostamenti dei container, ovviamente era un personaggio qualificato, cioè un personaggio che ha un ruolo all'interno dell'area portuale, che ha un ruolo all'interno della società che effettua le operazioni e la movimentazione, lo sdoganamento dei container e di quanto vi è custodito, e ieri abbiamo tratto in arresto questa persona. Credo che questo sia il dato di maggior significato e di maggior rilievo, insieme al quantitativo che certamente non è di poco conto, sono 560 kg, la nave proveniva da Panama con transito in Ecuador, che di solito è il luogo dove è la ricorrenza maggiore, diciamo così, di tutti anche i sequestri precedenti. Ma il dato, ripeto, più significativo è l'aver individuato un responsabile, diciamo, della parte più delicata dell'operazione, cioè il transito della sostanza stupefacente di un ingente quantitativo come quello di 560 kg dentro l'area portuale a fuori l'area portuale, cioè quindi attraverso il sistema dei controlli che normalmente assicura il porto di Gioia Tauro. No, io semplicemente per esprimere ovviamente anch'io da parte mia, per la parte che riguarda la competenza e il ruolo che la Procura di Palmi ha in questo tipo di procedimenti e di indagini, esprimere la soddisfazione e il plauso naturalmente alla Polizia Giudiziaria, alla Guardia di Finanza e tutte le componenti che hanno operato, agli uffici delle dogane che ancora una volta hanno portato appunto un risultato preziosissimo e brillantissimo, e che è frutto, come diceva meglio di me il procuratore Pignatone, di un lavoro di continua sinergia e collaborazione non solo a livello giudiziario, ma a livello di squadra investigativa. Credo che l'operazione di oggi, come sottolineava il collega Prestipino, sia particolarmente significativa perché segna un punto di svolta, essendo stato individuato concretamente chi, almeno in questa occasione, aveva il compito di portare fuori dal porto di Gioia Tauro i quintali di cocaina che, come dimostrano i sequestri civetta della merce civetta che è stata nel corso del solo 2011, ma se andiamo a ridosso nel 2010 troveremo quantitativi ancora, sequestri ancora sempre ricorrenti, come dimostra questo, il porto Gioia Tauro è un terminale importantissimo del traffico di droga internazionale che è direttamente gestito dalle organizzazioni
con il padrone di casa, che peraltro oggi inauguriamo la conferenza. Diciamo che mi permetto, prendo un attimo la parola per dire che con questa è l'occasione, ne abbiamo salutato poche settimane fa il colonnello Loreda, con cui per 3 anni abbiamo raccolto grandi successi a Reggio Calabria e tutta la provincia, estendendoci spesso fuori. Cominciamo oggi la nuova stagione con il colonnello Di Gesù, che sicuramente continuerà con la sua squadra collaudata, un bilancio altrettanto positivo. Grazie procuratore. Io, essendo il comandante provinciale, quindi diciamo il dirigente responsabile per l'amministrazione su Reggio Calabria, mi sento innanzitutto di ringraziare i procuratori qui presenti per 2 ordini di motivi. Il primo, ovviamente, per la loro gradita e graditissima presenza, che valorizza indubbiamente questa attività già di grande pregio. Il secondo, perché hanno fortemente creduto nella aliquota della Guardia di Finanza operante in questo settore, e quindi hanno voluto investire in questo periodo che mi vede coinvolto solo nell'ultima parte, ma è significativo, questo è mi preme sottolinearlo. La Guardia di Finanza a Reggio Calabria ha avuto dei momenti in passato, diciamo così, che hanno registrato qualche criticità. L'amministrazione negli ultimi anni ha voluto investire fortemente su questo reparto, e questo di oggi è un altro risultato dell'investimento voluto dai nostri vertici, dal nostro comandante generale e in generale dal Corpo della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza fino adesso era riuscita a colmare dei gap importanti nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, economico e patrimoniale. Da oggi colmiamo anche il gap nel contrasto che c'era nel contrasto alle sostanze stupefacenti e ai traffici, perché quello che ha detto prima il procuratore Prestipino dimostra che non è il frutto di casualità, ma è l'espressione vera e concreta di grandi professionalità che ci sono oggi su Reggio Calabria nell'ambito del GICO del GOA, del gruppo operativo antidroga, e che determina un vero metodo nuovo di lavoro basato sull'analisi, sui traffici, in collaborazione preziosissima, diceva, con i colleghi dell'Agenzia delle Dogane, ma che dimostra grandissimo frutto di intuito investigativo e di capacità investigativa. Nulla di questa operazione e delle operazioni precedenti è dovuto al caso, sono tutti frutti di sacrifici, di impegno e di grandissima capacità, ripeto, da parte dei miei uomini, sia alla sede di Reggio Calabria sia alla sede del gruppo di Gioia Tauro, qui rappresentate dal capitano Barbara. A me premeva sottolineare questo, quindi dare grandissimo merito ai miei uomini, ma ringraziare fortemente e sentitamente la Procura, che ha voluto fortemente, devo dire, investire su di noi, accettando una sfida in qualche modo che poteva essere positiva, come è stato e come lo sarà, ma che poteva anche essere negativa. E gli uomini operanti in questo settore sono di grandissima professionalità, è un gruppo nuovo che col tempo e con la maggiore esperienza che acquisirà grazie anche a queste operazioni potrà sicuramente portare altri successi. Adesso passo la parola al collega, al colonnello Mastro Domenico, che diciamo così spiegherà più al collega, scusate, Petroziello, chiedo scusa Claudio, che spiegherà più nel dettaglio l'operazione. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Come al solito mi piace fare solo una piccola e breve riflessione prima di lasciare agli ufficiali che più sono in grado di sviluppare tecnicamente come si è sviluppata l'operazione. Mi piace sottolineare 2 cose. Fino adesso sappiamo che i sequestri di cocaina nel porto di Gioia Tauro sono stati importanti, ma abbiamo sempre potuto pensare che potesse essere il porto di Gioia Tauro un semplice porto di transito. E sappiamo che formalmente, dal punto di vista cartolare, la provenienza e la destinazione della merce era per paesi esteri, alcune volte in Spagna, alcune volte nel nord Italia. Con l'operazione di ieri abbiamo cristallizzato questo: il porto di Gioia Tauro non solo è un porto di transito, ma qualcuno opera, e ne abbiamo avuto la riprova ieri, per approvvigionare qualcuno sul territorio.
questo è un punto importante. Adesso meglio lo capirete proprio quando il colonnello Mastrodomenico vi illustrerà quelle che sono state le dinamiche dell'operazione di ieri. Grazie. Il dottor Burdo, chiedo scusa. Burdo e poi con il Mastrodomenico chiuderà. Sì. Buongiorno a tutti, anche l'Agenzia delle Dogane vuole sottolineare la valenza di queste particolari sinergie operative che si sono stabilite tra la struttura dell'Ufficio Centrale Antifrode dell'Agenzia, la Direzione Regionale di Napoli e in particolare l'encomiabile lavoro del Servizio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro con i reparti specialistici della Guardia di Finanza. Riteniamo che proprio questo, come hanno sottolineato già gli altri relatori, sia il valore aggiunto, la capacità di disporre dei format investigativi coordinati dalla distrettuale antimafia di Reggio e della Procura di Palmi che mettano assieme le specifiche competenze. Quindi ci siamo occupati di fare dei modelli previsionali dei flussi a rischio che hanno consentito delle attività tecniche mirate, dei controlli che tenessero conto, questo è l'aspetto che ci dà maggiore soddisfazione, persino della possibilità che alcuni carichi potessero essere inseriti, carichi di droga, per distrarre il dispositivo di prevenzione, di contrasto che era stato realizzato. E l'operazione di oggi, che nelle fasi operative è stata brillantemente portata a termine dalle strutture specialistiche della Guardia di Finanza, dove dopo l'iniziale sequestro del carico minore operato con i colleghi della Dogana di Gioia Tauro, dimostra appunto che la previsione della tecnica di asportazione del grande carico era stata inserita in un modello previsionale che era l'oggetto del coordinamento della distrettuale, dell'autorità giudiziaria. Quindi si compendia in un'attività che ha dei tagli di esemplarità, questo, cioè poter prevedere non solo la selezione mirata individuando le spedizioni a maggiore rischio, ma anche il modello comportamentale, individuare quale possa essere la tecnica che concretizza il crimine, il traffico internazionale di droga. E quindi la soddisfazione dell'agenzia è poter essere partecipa appunto di qualcosa che può lasciare un segno non solo dal punto di vista investigativo, ma proprio dei modelli investigativi che si possono adottare e che possono diventare, ripeto, il valore aggiunto proprio per effetto della capacità di coordinamento di varie specifiche competenze di diversi pezzi dello Stato che hanno un fine comune. E questo ringrazio anche io l'autorità giudiziaria e la disponibilità dei comandi della Guardia di Finanza e naturalmente l'apprezzamento dell'Agenzia delle Dogane per tutti i colleghi e i finanzieri che hanno svolto le attività e le operazioni sul campo. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio, al di là del doverosi e necessari condivisi ringraziamenti istituzionali, anche a livello personale, tutti i funzionari della Dogana con cui quotidianamente, sia a livello centrale che a livello locale, ci coordiniamo, che ovviamente la componente territoriale e la componente specialistica che ancora una volta hanno perfettamente interpretato le direttive superiori, ottimizzando le rispettive capacità, sia per quanto riguarda Gioia Tauro che per la sezione COA del GICO che mi dipende. Quanto riguarda i dettagli specifici, nel pomeriggio di ieri, proprio a seguito dell'analisi di rischio a cui facevamo riferimento, individuiamo su una motonave proveniente dal Sud America, la motonave Bellavia, un contenitore trasportante caffè. In questo contesto individuiamo il primo dei due carichi di stupefacenti pari a circa 36 kg. È lì che è scattata, proprio sulla base di tutta questa analisi nel tempo effettuata, la decisione di predisporre, in coordinamento con le autorità giudiziarie interessate e con le varie componenti che hanno partecipato, una specifica attività di osservazione e pedinamento sul territorio. A tal proposito sottolineo le difficoltà connesse ad operare in un territorio quale la piana di Gioia Tauro, notoriamente caratterizzato da notevoli difficoltà in termini di infiltrazione criminale e quindi sul quale è assolutamente difficile operare in maniera occulta senza essere
notati. Questo forse è anche il valore aggiunto di questa attività. Predisponendo una serie di osservazioni anche a distanza, un po' mutuando, diciamo così, vecchi moduli operativi che nell'era della tecnologia a volte vengono dimenticati, ma siamo ritornati un po' al passato, un po' il vecchio retrovalico che i finanzieri degli anni 70 facevano ai confini dello Stato col contrabbando di sigarette. Siamo ritornati all'antico, abbiamo lavorato in mezzo alla strada per lungo tempo, fino a notte inoltrata, sino a che abbiamo individuato finalmente quello che era l'anello di congiunzione tra l'ambito portuale e quelle che poi sono le ovvie organizzazioni criminali di matrice sicuramente ndranghetista che gestiscono questi notevolissimi traffici. Si tratta di un personaggio, tale Trimarchi Vincenzo, classe 69, che come sottolineava il procuratore non è il semplice operaio del porto, ma è un impiegato di un'importante società operante in ambito portuale, con poteri anche decisionali su quelli che sono i vari turni di servizio degli operai, quindi in grado anche di non solo di comprendere e di sapere preventivamente gli arrivi delle navi e dei singoli container imbarcati su ogni singola nave, bensì di prevedere anche chi in determinati momenti della giornata, dei vari turni lavorativi, come sapete organizzati su 4 turni, sarebbe poi stato presente per accogliere, diciamo così, i contenitori imbottiti dell'illecito carico. Tutti questi elementi sommati poi sicuramente ci consentiranno in futuro di meglio comprendere e aggredire il fenomeno nel suo complesso. Ringrazio. Domanda sia il primo carico di 300 chili che quest'altro erano, diciamo, nascoste con particolari tecniche oppure... Allora, il carico, la metodologia è sempre la stessa, almeno quantomeno in questa fase, ovvero nascosti in borsoni che sono esattamente questi, è proprio questa la cocaina che abbiamo sequestrato. Con questi borsoni, che sicuramente sono molto pesanti e di non agevole trasporto, però sono comunque facilmente asportabili allorché posti nella parte anteriore del contenitore. È ovvio che in un territorio, questo va da sé, è assolutamente evidente, che in un territorio, in un contesto, qual è quello del porto di Gioia Tauro, dove comunque queste organizzazioni, come dimostra l'operazione odierna, possono contare su soggetti ivi operanti all'interno dello stesso porto di Gioia Tauro, per loro diventa facile, tra virgolette, trasportare questi contenitori all'interno di normali mezzi che operano quotidianamente all'interno del porto di Gioia Tauro. Mezzi di servizio. Il mezzo sequestrato è il mezzo che potrete vedere qui fuori, e come quello all'interno del porto di Gioia Tauro ne girano decine sull'arco dei 10-15 km di banchina. Quindi in questo senso è questa la metodologia che loro utilizzano, utilizzare mezzi di servizio, personale che opera all'interno del porto, che sfruttando la conoscenza del territorio, sfruttando i turni di lavoro, sfruttando la conoscenza dei meccanismi di controllo degli organi deputati a questo tipo di attività, si insinuano, asportano lo stupefacente, richiudono i contenitori e poi lo portano fuori. Ovviamente riuscire ad individuare questo anello non è cosa facile. Un qualsiasi operatore all'interno del porto di Gioia Tauro, che se vogliamo è un piccolo paese, dà subito nell'occhio e rende difficoltoso poter individuare già in quella fase chi materialmente è deputato all'asporto. Le indagini che avete fatto si sono basate appunto solo di questo metodo di analisi e di osservazione, diciamo, alla vecchia maniera, o anche intercettazione? No, questa, abbiamo fatto soltanto attività classica e canonica, analisi e osservazione sul territorio. La vecchia marca è riconducibile a qualche posto. La società le cui dipendenza era questo Vincenzo Trimarchi? La MCT. E Trimarchi fa parte di qualche cosa riconducibile? Stiamo effettuando degli approfondimenti. Da ieri sera. Da ieri sera abbiamo qualcosa. Lavoriamo. Lavori in corso. Una curiosità, ho visto un borsone diverso dagli altri, magari la destinazione poteva essere particolare, visto
visto che c'è anche lo stema della Ferrari. Credo che fossero proprio finiti. Quello dei 36 kg. Quello più piccolo, quello è il primo. È la Mancia. È la Mancia. Questo è considerato come tale. Abbiamo un'altra destinazione, ragione. Giustamente il procuratore Pestichino sottolineava che solo un pazzo da singolo trasporterebbe fuori dal porto 500 kg di cocaina sulla macchina di servizio. È evidente che esistono. Il 500 sono 135 milioni, più o meno al dettaglio. Questo è il. Consideriamo che parliamo di cocaina purissima, che verrà ovviamente tagliata. Cioè, già parliamo di una cocaina, passatemi il termine, buona, perché è tagliata al 25%. Questa qui sicuramente è cocaina che ha una percentuale di purezza che va oltre il 90%. Le modalità di confezionamento, la presenza ancora dei loghi riconducibili ai cartelli produttori ci inducono a ritenere che qui siamo veramente nella fase iniziale dei primi produttori. Questa qui non è la cocaina che viene normalmente sequestrata nelle piazze, è la cocaina che va ai grossi trafficanti che la tagliano nelle varie fasi, nella filiera degli spacciatori. Altro? Grazie a tutti. Vittorio. Di droga purissima che rivela e sancisce un metodo di lavoro evidentemente efficace. 560 kg, questo più una volta, sono oltre 130 milioni di euro di valore, sono un risultato davvero importante, significativo, non tanto per la quantità, altre volte avevamo conseguito analoghi successi, ma perché questa volta insieme alla sostanza stupefacente, soprattutto alla parte di essa di maggiore consistenza, abbiamo tratto in arresto una persona che aveva il delicatissimo incarico di sdoganare la cocaina, cioè quindi di trasportarla dall'interno dell'area portuale all'esterno dell'area portuale per poi farla pervenire ai destinatari. Questo è un passo che segna una svolta nelle indagini all'interno del porto di Gioia Tauro sul traffico internazionale di cocaina. È un punto di partenza importante che segnerà e ci consentirà di realizzare degli sviluppi significativi. Quante volte era stato usato questo sistema, insomma, questa trovata di far trovare prima questo carico civetta? Noi nel corso del 2011, a partire dai mesi di febbraio-marzo, abbiamo sequestrato complessivamente circa 1000 kg di cocaina, grazie alla Guardia di Finanza e al supporto dell'analisi dell'ufficio delle dogane, dell'agenzia delle dogane e dell'ufficio antidroga abbiamo effettuato delle analisi sulle ricorrenze in occasione dei diversi sequestri. Questo ci ha consentito di formulare un'ipotesi investigativa che nella serata di ieri abbiamo verificato in concreto, e cioè che il carico maggiore arrivava contemporaneamente ad un carico di scarso significato che veniva sostanzialmente consegnato per tenere occupati i controlli, il sistema dei controlli, mentre il resto, la vera sostanza stupefacente, il vero quantitativo, poi veniva fatto transitare in diverso modo. Questa ipotesi ieri ha trovato conferma e siamo riusciti a sequestrare il carico e ad arrestare uno dei responsabili di questo traffico. Secondo le vostre previsioni quanti sono i Vincenzo Trimacchi all'interno del porto? Non abbiamo la sfera di cristallo, noi ci basiamo sui fatti, sul nostro lavoro. Qualcuno l'avevamo già individuato in passato in altre operazioni di polizia, sempre coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Ieri ne abbiamo individuato un altro, è probabile che altri ne individueremo. Il porto di Gioia Tauro è stato ritenuto fino ad ora un punto di passaggio, cioè c'è questa volta una svolta anche per quanto riguarda lo spaccio di merce che entra direttamente nel territorio. Il porto di Gioia Tauro da questo punto di vista è una porta aperta nel Mediterraneo, quindi attraverso di esso transitano, e lo abbiamo visto negli ultimi due anni quantomeno, merci contraffatte, cocaina, armi, abbiamo sequestrato anche materiale esplosivo molto particolare nel corso di questi anni. Su queste attività c'è un fortissimo interesse economico da parte delle cosche, dell'Ndrangheta
che controllano il territorio dell'area portuale e che sono a volte semplicemente soggetti che mediano queste attività, a volte soggetti che organizzano. Si è calata l'appartenenza di questi primati? Stiamo lavorando. Grazie. Importante, rileva che ancora una volta che il traffico di Tauro è uno snodo fondamentale nei traffici internazionali e rileva questa operazione non soltanto che si tratta, come magari spesso è potuto accadere in passato, di un porto di transito, in realtà è un porto di arrivo. Del resto la 'Ndrangheta è riconosciuta ormai a livello generale come la più grossa organizzazione e leader mondiale nel traffico di stupefacenti, e questa operazione, o meglio questa serie di operazioni compiute in questi mesi danno la conferma di queste dimensioni. Qual è il ruolo di Trimarchi? È un dipendente della società, come è stato detto prima, con compiti non meramente operativi ma anche di più elevata caratura, tanto da permetterle appunto di poter controllare i turni di servizio, il personale e di intervenire nel momento opportuno per svolgere il suo illecito lavoro. Fino a questo momento no. Un battesimo di fuoco per l'economia? Beh, un bel battesimo, grazie, questo mi preme sottolinearlo, grazie veramente ai miei uomini che in questa attività hanno dimostrato grandissima competenza, grandissima professionalità, intuito investigativo di eccezionale valore. Non è, come abbiamo detto prima, una causalità, sono tutte operazioni che sono frutto di un sistema di analisi da parte delle dogane, il nostro investigativo, e quindi da oggi posso affermare veramente con orgoglio che il GICO e il GOA di Reggio Calabria hanno un ruolo fondamentale nella lotta ai traffici stupefacenti a livello della Regione Calabria. Grazie. Grazie.